L'archeologia ufficiale, come la scienza ufficiale, questo appellativo che si vuole dare alla ricerca ufficiale, non trova pienamente la mia concordanza, e adesso vi spiego perché. Perché dietro questo termine ufficiale sembra quasi di voler relegare la conoscenza a dei dogmi già stabiliti, intoccabili e irrivedibili, mentre invece per i curiosi, per chi ha lo spirito proprio della ricerca, quindi ha lo spirito di curiosità, si accorge che esplorando il passato, molte cose che sono definite dalla cosiddetta archeologia ufficiale, non si spiegano, non tornano e assomigliano moltissimo alla fantascienza. Nessuno ci vieta di dare un significato fantascientifico o sovrannaturale a quello che vediamo nel nostro passato. Perché certe cose sono talmente misteriose che, guarda caso, dandogli invece quella accezione sovrannaturale o fantascientifica, diciamo pure extraterrestre, invece si spiegano. Andiamo a vedere una cosa interessante oggi. La spedizione di Henry Loth nel deserto del Sahara e precisamente nel deserto di Tassili. Eccolo qui il nostro avventuriero con la sua macchina fotografica in cerca di pitture rupestri. Siamo prima del digitale, la sua macchina fotografica è rigorosamente analogica, ma non per questo incapace di fare delle foto interessanti. Ecco, questa è una delle foto sconvolgenti che è presente nelle grotte di questo deserto. Sono i cosiddetti dei dalla testa tonda, divinità assolutamente dalle sembianze poco umane. E qui abbiamo altre raffigurazioni veramente straordinarie in cui ci sono sempre questi esseri con la testa tonda e soltanto con un occhio solo, che sono veramente allucinanti come raffigurazioni, ma non abbiamo soltanto quest'essere, ma ne abbiamo altri veramente incredibili, come per esempio questo qui che assomiglia molto a quell'altro che abbiamo visto invece da tutt'altra parte del mondo, ossia a proposito degli Anasazi, a proposito quando abbiamo visto le pitture rupestri invece degli Anasazi. A parte lo potete vedere benissimo nel template del mio canale, ma se volete ve lo faccio rivedere la straordinaria somiglianza con quell'essere che sta da tutt'altra parte del pianeta. Allora, dovrei averlo messo da qualche parte, ora non mi ricordo, aspettate. Eccolo qui. Ditemi se non è molto somigliante a quest'altro. Anche nei piedi e quasi nel vestire, no? Anche questo sembra fare qualcosa con le mani. E anche questo vicino a una sorta di, non so come definirlo, o un animale o qualcosa che sta vicino, su cui sta agendo. Quindi è straordinaria questa cosa, no? Questo ha due antenne,
Questo non ce l'ha le antenne, però guardate gli occhi. Sì, sono diversi, non sono identici, però sono somiglianti. Ok, andiamo avanti. Quindi, nel deserto di Tassili, dove i miracoli no, non mancano, nemmeno quelli naturali, basta vedere questo arbusto che nasce in mezzo ai sassi. Gente che cammina in mezzo ai sassi e grotte che nascondono appunto queste pitture incredibili. Come questo qui, questo dio alto 6 metri. E anche tracce di quella che sembrerebbe una scrittura sconosciuta, una scrittura che sembra aliena. Sembra venire dallo spazio, non sembra una scrittura di questo mondo. Alberi che hanno millenni. Ed eccole le pitture di strani esseri, qui addirittura in fila, che si arrampicano, che fanno quasi un trenino, fanno quasi un trenino e vanno tutti insieme. E sono legati, guardate bene i particolari, sono legati da una sorta di cordone condotti da questo essere veramente che sta a capo, veramente dalla forma non umana. Ma anche quest'altri hanno la testa che è tutt'altro che umana. Hanno appunto la testa rotonda e un occhio solo. In più, sul capo hanno uno strano anello, uno strano aggeggio, non saprei meglio come definirlo. Qui addirittura delle donne, che invece sono umane, sono condotte da un altro essere dentro un qualcosa che non si capisce che cos'è. Sembrerebbe un rapimento alieno, la raffigurazione di un rapimento alieno, questo qui. Ecco, questo è lo stesso rapimento in un altro angolazione, un'altra foto. Veramente strano. E insomma, qui anche le rocce assumono il volto umano. Voi dite che è casuale questa cosa qui, ma io non so se pareidolia o magari è stato voluto questa bocca, questo naso, questi occhi in questa pietra. Magari per dare il benvenuto, proprio perché sta in alto, per dare il benvenuto magari agli esseri provenienti dallo spazio. Ecco, qui si vede benissimo il dio con la testa rotonda, che secondo me non è un dio, è proprio un alieno di un'altra. Di un altro pianeta dove gli esseri sono così, a noi risultano mostruosi, senza collo, con un occhio solo. E questo è quello alto 6 metri, che veramente non c'ha veramente nulla di umano a parte le braccia. E questo è ancora più sconvolgente, perché questo veramente non ha proprio una conformazione umana. E in più sembra rivolgersi a uno seduto che invece ce l'ha, cioè un altro, una specie di ciccione. Questo sembra un ciccione, una persona comunque umana. Si sta chinando verso quest'altro soggetto e lui veramente, guardate, non ha nulla di umano. A parte le gambe, il corpo così veramente, è chiaro, no? Che non c'è nulla della fisionomia umana, e non perché non la sapessero dipingere o la avessero voluta alterare, perché gli altri sono umani. Guardate questo seduto qui, questo è più umano di quest'altro, quindi. Ecco, guardate per esempio quest'altro che va a caccia con l'arco. Cioè, comunque
l'anatomia umana, si riconosce un indigeno qui, no? Invece nell'altro assolutamente non si riconosce un essere umano. E quindi non ci resta che leggere su Harry Lott. Harry Lott fu il primo ad aver osservato queste pitture rupestri, tra cui il grande Dio alto 6 metri, dipinto nel tetto arcuato, e scrisse: "È necessario allontanarsi per vedere tutto l'insieme. Il profilo è semplice e la testa rotonda, e senza altri dettagli che un doppio ovale al centro del viso." Ah, sta parlando non di quello con le corna, ma quello con la testa rotonda, che appare alto 6 metri. Ricorda le immagini che comunemente attribuiamo ad un essere di un altro pianeta. Logicamente queste teorie non si allontanano molto dalla mera speculazione, però è chiaro che ci troviamo di fronte a qualcosa di molto speciale. Questa è l'opinione di chi ha scritto l'articolo e non di Lott. Invece Lott sosteneva proprio che questa era una rappresentazione di esseri non di questa terra, insomma. Insomma, sono pitture misteriose queste del Tassile. E vediamo proprio un articolo che parla proprio di lui. Verso la metà degli anni 50, sulla base delle segnalazioni ricevute dalla guida Tuareg Gebrin, Henry Lott allestì una grande spedizione al massiccio dei Tassili, nel sud-est algerino, e si fece accompagnare da un gruppo di giovani pittori entusiasti, tra i quali il milanese Gianni Frassati. Quindi c'era anche un italiano insieme a lui. In 2 anni di duro lavoro, da quelle rocce fuori del mondo, sotto un cielo azzurro, sempre rischiarato dal sole bruciante, essi ricopiarono meticolosamente, studiarono e catalogarono una grandissima quantità di graffiti e dipinti rupestri. Ne trovarono migliaia disseminati nei labirinti di pietra di località dai nomi di Sefar, Awaret, Jabaren. In quest'ultima località, cioè a Jabaren, non so se si pronuncia così, perdonate la mia pronuncia, la guida Tuareg aveva mostrato per la prima volta i dipinti rupestri a Lot. Era il 1938. Quindi c'è stata una prima spedizione prima di quella. Proprio qui si trovarono i dipinti più belli, 5.000 immagini di vita di millenni perduti, che rievocano forse la simbiosi di due popoli, gli antenati dei pastori Pehul e i nobili di Atlantide addirittura, antenati dei berberi d'oggi. L'attuale deserto era fertile tra i 12.000 e i 2.000 anni fa, sino a che non sopravvenne una stagione di importanti mutamenti climatici, forse causati da eventi celesti, per esempio un impatto o un passaggio vicino all'orbita terrestre di grandi meteoriti. Quei dipinti rupestri risalgono alla preistoria e raffigurano animali ormai scomparsi nel Sahara, scene di caccia e di sesso, una popolazione di pastori di pelle nera insieme ad un'altra di colorito chiaro, dei. E ci sono poi degli dei, dalla testa d'uccello come quelli egizi, i carri da caccia e da battaglia dei mitici garamanti, la più ampia, suggestiva e misteriosa galleria d'arte a cielo aperto del mondo. Qua ne vediamo un altro di questi. Poi vediamo che comunque sono raffigurati questi esseri con la testa rotonda vicino agli uomini, che comunque sono molto più piccoli, quindi erano dei giganti, erano dei giganti, cioè indubbiamente avevano 5 dita come l'uomo, perché 1, 2, 3, 4, 5, però per il resto mica erano tanto uguali a noi. Andiamo avanti. Nel massiccio dei Tassili, a Sefar e Jabbane, si trovano enigmatiche figure che sembrano nuotare o fluttuare nel vuoto, ed altre dalle teste tonde che sembrano indossare caschi e tute da palombari o
come qualcuno è arrivato a supporre, tute spaziali. Sono così fiorite le storie che indicano le origini dell'antica Atlantide nel Sahara ed altri miti che immaginano una calata d'alieni sulla Terra. Questa cosa di Atlantide, in realtà, chi la studia come Sitchin, per esempio, dice: non dobbiamo pensare che Atlantide era soltanto là dove era l'isola di Atlantide. Gli Atlantidei avevano fatto una specie di globalizzazione, erano andati in tutto il mondo di questa antichità misteriosa, di questo passato misterioso. Loro si erano diffusi in tutto il mondo, quindi non è che stavano soltanto lì dove c'era Atlantide. Nella lingua dei Tuareg, ricorda Henry Lot, Jaban significa proprio giganti, perché lì si trovano dipinti preistorici con immagini umane gigantesche. Una è alta più di 6 metri, addirittura. Si tratta senza dubbio di uno dei dipinti preistorici di dimensioni maggiori tra quelli conosciuti. Bisogna allontanarsi per vedere tutta la figura in un colpo d'occhio, come abbiamo detto prima, come abbiamo letto prima. La testa rotonda, il contorno semplice, ma veramente dalle spalle in su nulla di umano, con un unico particolare evidente, un doppio ovale al centro della figura, cioè quest'occhio da Polifemo proprio. Chissà se la leggenda di Polifemo non c'è appunto un fondo di verità in questo, anche perché Polifemo era un gigante, questo è un gigante, aveva solo un occhio, questo ha solo un occhio. Cioè, incredibile come corrisponde alla figura di Polifemo, che fatto assomigliare quel personaggio alla nostra immagine dei marziani, ma a me assomiglia più a Polifemo. Ma Polifemo, andiamo a vedere Polifemo dove compare, perché tanti racconti successivi poi affondano veramente le radici nella notte dei tempi. Polifemo, chi era Polifemo? Polifemo, letteralmente, che parla molto, chiacchierone, oppure molto conosciuto, è un ciclope della mitologia greca citato da vari autori antichi: Omero, Teocrito, Euripide, Ovidio e Virgilio. Quindi qui un uomo aveva tana, un mostro che greggi pasceva solo in disparte e con gli altri non si mischiava, ma solo viveva, aveva animo ingiusto, era un mostro gigante e non somigliava a un uomo mangiator di pane, ma a picco selvoso d'eccelsi monti che appare isolato dagli altri. Quindi questo è già. Ma chi erano i ciclopi a questo punto? Andiamo a vedere chi erano i ciclopi, che qua c'è una bella immagine, un bel dipinto che voglio un attimo ingrandire perché è incredibile questa cosa dei ciclopi. Cioè, nei miti ci abbiamo traccia di cose che secondo me risalgono a un passato ancora più antico, no? I ciclopi sono delle figure sempre della mitologia greca, sono in genere uomini giganteschi con un occhio solo al centro della fronte, a volte dipinto come unico organo visivo della creatura, altre volte invece accompagnato da una coppia di occhi, vabbè. Il nome deriva dal greco kukros, cioè cerchio, occhio appunto. E quello non c'aveva un occhio solo, appunto. Eccellenti forgiatori, muratori, pastori e guerrieri erano considerati tecnici straordinari che si riunivano in confraternite segrete ed erano seduti all'iniziazione dei giovani. Si diceva che la loro capacità e la loro intelligenza fossero dovute al fatto di possedere un occhio straordinario situato nella posizione eccezionale, l'occhio della veggenza e del sapere, il cosiddetto terzo occhio. Però questo dell'occhio solo che dovrebbe essere il terzo occhio cozza col fatto che invece l'immagine è gigante, che il ciclope nel mito è un gigante, cioè quindi. Ma vediamo il mito proprio. Esistono due diverse tipologie, innanzitutto, di ciclopi. I tre ciclopi, Bronte, Storepe e Arge, sono come i titani. Gli Ecatonchiri, o Centimani, figli di Urano e di Gea, questi ciclopi sono esseri civilizzati, alleati degli dei olimpici.
Vengono descritti come abilissimi artigiani, alti conoscitori d'arte della lavorazione del ferro, e la loro attività era fabbricare i fulmini di Zeus. Vabbè, lasciamo perdere poi tutto l'aspetto. Però, per esempio, qua recita nell'Odissea: questi si affidano ai numi immortali. Non pensate, questi si affidano ai numi immortali, quindi vengono dall'eternità proprio. Da un passato che non ha memoria. Non piantano alberi, non arano campi, ma tutto dal suolo per lor vien su inseminato e inarato, orso e frumento e viti che portano vini nei grappoli grossi che la loro matura, la pioggia celeste di Zeus. Vabbè, cioè, praticamente sono paragonati a delle divinità, delle persone che non hanno bisogno di lavorare perché sono superiori, insomma. Poi esiste una terza tipologia di ciclopi, chiamati gasterochiri. Questi sarebbero originari della Licia. Seguirono Preto nell'Argolide quando questi tornò in Grecia. Erano muratori ed edificarono per lui le mura della città di Tirinto e per conto di suo nipote Perseo, le mura di Micene e Mitea. Perché è importante questa cosa nel mito? Perché probabilmente le mura poligonali sono state costruite da questi giganti, perciò qua si commemorano come muratori. E infatti, un attimino, ve lo fa vedere un'altra cosa. Un'altra cosa, ve lo fa vedere che ieri mi ero salvato perché volevo parlare dei giganti della Sardegna, delle tombe ritrovate che poi praticamente. Purtroppo qualcuno ha fatto sparire le ossa che sono state ritrovate, no? Quindi devo ritrovare io un momento. Ecco qui. Per esempio, vediamo nella porta maggiore di Alatri che praticamente questa porta in origine era alta 10 metri. Soltanto successivamente nell'Ottocento uno dei papi volle far costruire questa scala che non fa parte del complesso antico, architettonico antico, quindi non c'entra niente. Quindi prima non si poteva accedere alla parte superiore tramite una scala. E come facevano? E questo è uno dei misteri dell'acropoli di Alatri. Cioè, i massi così giganti come questo dell'architrave che sormonta oltretutto questa porta maggiore fanno pensare che veramente chi ha costruito queste mura era più grande di noi per portare questi massi, era molto più grande di noi. Tant'è vero che le aggiunte di sassi, opere architettoniche successive, si vedono perché i sassi superiori sono più piccoli, molto più piccoli. Ecco, questa invece è la porta minore detta dei Tre Falli. Dei Tre Falli, si vede quanto è piccolo un uomo rispetto ai massi, a quanto sono giganti questi massi. No, questa vabbè, è un fake, questa è una foto fake, sono sicuro. Questa invece non si sa se è una foto reale oppure un fotomontaggio. Io l'ho analizzata e contrariamente a come si dice che quelli che stanno dietro sarebbero lontani e perciò queste figure che in primo piano sembrerebbero più grandi. Però questo che ha fatto questa considerazione per screditarla non ha considerato comunque che ci sta qui questo recipiente che è veramente sproporzionato rispetto a questo teschio qui, no? E questo non sta lontano, sta chiaramente vicino al teschio. Cioè questo recipiente dovrebbe essere più grande o il teschio più piccolo, invece vediamo un teschio qui gigante, non solo questo è gigante, ma questo è ancora più grande, è ancora più mastodontico. Quindi, cioè, basta già confrontarlo con questo oggetto qui che ci rendiamo conto che questi
Questi due scheletri piccoli non sono, insomma, no? Questa addirittura in Sardegna, non so se la foto di Muscas, di quando Muscas era giovane, comunque questo giovane, che non so se sia Muscas, il quale ha detto che ha ritrovato comunque un femore umano molto più grande del nostro, ha in mano appunto un femore umano, cioè un femore di un gigante, perché questo può essere, cioè veramente le proporzioni, cioè non è che questo c'ha in mano un fotomontaggio, questo c'ha in mano qualcosa. Ecco, qui vediamo sempre un disegno, le more ciclopiche, la porta minore, quello è un dente di, vabbè, non so, no. Ecco, e questa è un'altra foto della Sardegna, una foto di un pastore, una vecchia foto di un pastore che purtroppo si vede male, che aveva dietro di sé in un muro fossilizzato lo scheletro di un gigante. Guardate il pastore e guardate lo scheletro. Quanto è veramente sproporzionato rispetto al pastore. C'è qualcosa di incredibile, insomma. Qui invece delle persone su una specie di carriola di legno trasportano un teschio gigante. Secondo voi questo teschio è finto? Perché è difficile pensare che la foto sia un fotomontaggio. Ci sono addirittura le corde. Questo tiene in mano una corda con quale hanno legato questo teschio, perché evidentemente pesava un bel po' questo teschio, no? Questo mi sa di fotomontaggio, invece, potrebbe essere un fotomontaggio questo. Questo anche potrebbe essere un fotomontaggio. Vabbè, torniamo a noi, torniamo a quello che stavamo leggendo, no? Questo siamo. Quindi stavamo leggendo. Loro li chiamano i marziani, ma non è che vengono da Marte. Sono però esseri che provenivano sicuramente dal di fuori del nostro pianeta e avevano messo piede nel Sahara per convivere con l'essere umano. Per condividere evidentemente la loro esperienza esistenziale con l'essere umano per poi riandarsene o per portare delle modifiche. Io adesso sto fantasticando, cioè magari volevano vedere cosa era successo dopo che avevano creato l'uomo, come si dice a proposito degli Anunnaki. Volevano vedere cosa avevano fatto gli Anunnaki dell'uomo, volevano vedere quest'essere, come si stava evolvendo, come si stava organizzando. Poi i paesaggi sono veramente lunari, cioè non è che. Eccolo qui. Cioè, questi datano queste pitture tra il 6000 e il 5000 a.C., ma in realtà è che tu puoi datare bene una pittura, cioè devi fare delle indagini ben precise e poi potresti anche sbagliarti, magari sono molto più antiche. Vabbè. Dice, accanto a queste pitture strane, comunque abbiamo delle pitture convenzionali di popoli che sinceramente sono soltanto cacciatori e allevatori di bestiame. Quindi è chiaro che su queste mura poi sono state dipinte le scene di vita di due epoche veramente differenti e magari distantissime tra loro. Una molto più antica, secondo me, che è questa dell'uomo che conviveva con questi esseri non di questa terra.
E poi quest'altri invece che erano più vicini a noi e veramente si potrebbe trattare di tribù che vivevano 5.000, preistoriche, quindi 5.000-6.000 anni fa, che appunto vivevano di caccia e di allevamento, insomma, quindi di pastorizia. Ecco qui. E quindi, secondo i fautori delle teorie dell'influenza aliena, il periodo delle teste tonde sarebbe l'epoca degli sbarchi di visitatori da altri mondi, e le teste tonde sarebbero primitive rappresentazioni di caschi spaziali. Un'altra interpretazione invece dice che invece era soltanto un modo per coprire i morti, cioè un uomo è morto, il cadavere è avvolto con fasce di cotone, legato con strisce di cuoio bovino e rivestito ad una tunica. Poi viene fatto scivolare in una stretta tomba e viene poi sepolto in posizione con la testa coperta da una grande giara di terracotta. Però è strano che viene raffigurato in piedi come se fosse vivo, insomma, anzi, quindi qua c'è per esempio una foto di queste sepolture col cotone. Comunque, e per quanto riguarda appunto gli alieni nel deserto del Sahara e dei giganti, abbiamo concluso.